Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo a Decollatura al CSM di Lamezia Terme, area territoriale del Reventino, in compagnia del responsabile della struttura, il dottor Antonio Lucchino. Buonasera, dottor Antonio Lucchino. Buonasera a lei. Io volevo farle una semplice domanda. Di cosa si occupa esattamente il CSM proprio qui nell'area del Reventino e quali sono le problematiche relative al territorio che possiamo invece risolvere magari parlandone pubblicamente con i nostri amici web ascoltatori? Il centro di salute mentale del Reventino in quest'area ha un ambulatorio territoriale con un centro diurno e come tutti i CSM si occupa della prevenzione, della cura e della riabilitazione delle malattie mentali. Il nostro centro è un po' particolare come diciamo logica perché puntiamo molto sulla riabilitazione perché lavorando fin dall'inizio subito dopo la diagnosi a mio avviso è possibile gestire meglio le patologie mentali. Per fare questo, visto che sembra una zona periferica, fin dall'inizio, che risale al 2004, quando è stato istituito qui un centro autonomo come struttura complessa, il Centro di Salute Mentale del Reventino, poi dall'anno scorso siamo accorpati con Lamezia, fin dall'inizio, dicevo, come centro abbiamo cercato di avere la collaborazione delle famiglie, delle associazioni locali, per cui abbiamo creato un'associazione di volontari, utenti e operatori, che è la New Day, che è un'associazione no profit. L'associazione ha una delibera per cui può usufruire dei locali pubblici del centro e ci aiuta nella gestione dell'utenza, anche perché vi è una carenza di personale che oramai è cronica e quindi è di grande ausilio per lo svolgimento delle attività sia preventive che curative e riabilitative. Il fatto che lei abbia detto proprio che è importante curare diciamo dall'inizio il paziente con varie terapie, io ad esempio ho intervistato prima la dottoressa Rubettino che parlava di musicoterapia e quindi musicoterapeuta, oppure l'associazione New Day che si occupa, in questo caso sono i genitori, è importante molto l'impatto emotivo che possono avere i sanitari, le strutture e quindi anche il personale addetto. Certo, è molto importante che per curare queste patologie antiche si usino delle terapie moderne e sicuramente la musicoterapia rientra tra queste. A mio avviso bisognerebbe pure cambiare un po' l'approccio che si ha verso il paziente psichiatrico, medicalizzarlo di meno e fare entrare nelle attività riabilitative altre figure professionali, tipo i tecnici della riabilitazione, gli educatori professionali, e cercare pure di stringere contatti con le associazioni che ci sono sul territorio e quelle istituzionali che mirano a dare un'occupazione ai nostri utenti, perché a mio avviso soltanto in una spesa del tempo in maniera utile si può acquisire, si può acquistare salute, anche salute mentale. Se le persone che soffrono di disturbi mentali sono depositate in un giorno di vita, quel giorno sicuramente non sarà redditizio e produttivo né per il paziente, né per la sua famiglia, né per l'Italia intera. Io credo che il dottor Lucchino abbia detto veramente tutto perché ha spiegato proprio con semplicità ma con puntualità quello che è un'esigenza richiesta soprattutto dai genitori ma dagli stessi utenti che sono i primi a voler risolvere il loro problema se di problema si tratta e comunque essere reintegrati nella società per non sentirsi dei malati o comunque delle persone escluse, perché questo è il problema poi che è emerso anche parlando con i genitori. Sicuramente questi sono degli aspetti importantissimi, si deve stare vicino alle famiglie, si deve capire che il paziente psichiatrico è una risorsa per la società, ma deve essere una risorsa per la società tutta, non soltanto per quella che per elezione ha l'entrata diretta nella cura dei pazienti, voglio dire le strutture residenziali, le strutture semiresidenziali, le aziende farmaceutiche. Bisogna fare in maniera tale che il paziente diventi una risorsa del territorio e che veramente lo si può
incontrare in un ristorante come cameriere oppure in un'altra struttura che viene usufruita dalle persone tra virgolette normali, e in questo modo veramente potrebbe crollare il concetto di stigma della malattia mentale. Altrimenti ci sarà sempre questo stare in guardia quando si incontra un paziente che ha dei segni della malattia mentale. A volte i segni sono dati oltre che dalla malattia in sé, anche dagli effetti delle cure, per cui quando si vedono per strada dei pazienti che strascinano i piedi oppure sbavano, oppure come se fossero imprigionati in una camicia di forza che è di natura chimica, quello non è tanto diciamo l'effetto che noi medici auspichiamo, ma purtroppo perché i farmaci che utilizziamo non sono ancora puliti, e quindi abbiamo questi effetti sgradevoli che fanno individuare subito il paziente e suscitano nella persona che è impreparata una sensazione di rifiuto, di rigetto. Noi dobbiamo lavorare pure su queste cose, far accogliere le persone che hanno un disagio psichico nella società e capire che possono essere un segnale, un qualcosa che indica dove potrebbe arrivare domani un congiunto, un parente, un amico, e farci capire che c'è veramente necessità del nostro impegno per fare qualcosa per gli altri, che poi domani potrebbe diventare un qualcosa per noi stessi. Io ringrazio il dottor Antonio Lucchino, responsabile del CSM di Lamezia Terme, area territoriale del Reventino, per il tempo che ci ha dedicato, augurandogli davvero buon lavoro. E da questo momento è tutto. Riccardo Cristiano, Liberi TV, Decollatura.